Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di F1 2021. Siamo tornati con tante cose da dire, perché vi ricordate il piccolo imprevisto della volta scorsa? Ci ha lasciati con un brivido e un racconto che però sveleremo dopo aver rinnovato il contratto a Carletto, che vedete, rinegozia con Charles Leclerc, propone un nuovo contratto ad un altro pilota. Questa cosa a noi non interessa, perché abbiamo preso Leclerc come nostro preferito compagno di squadra e ci siamo pure conservati i soldi per rinnovarlo, quindi assolutamente rimane lui il centro. Funzioniamo, siamo affezionati, siamo una bella squadra, non ha senso a metà di una bellissima stagione andare a stravolgere il nostro team e di conseguenza poi anche gli altri. Quindi veniamo a cose importantissime. La gara dell'altra volta, bellissima, con un duello pazzesco con Max Verstappen, purtroppo non ce l'ha salvata. Ma questo che vuol dire? Non è che possiamo tornare indietro nel tempo. Quella gara è uscita, è andata così, quindi ok, è effettivamente andata così, ma io l'ho dovuta rifare perché il gioco non l'aveva salvata. Ora, il problema di rifare una gara è di solito è quello che non sempre, cioè sarebbe bastato, diciamo, ottenere gli stessi identici risultati e poi come era andata la gara ci interessava, diciamo, nel video, no? E in effetti un po' è così. Sono stato un pilino fortunato, tranne che per un aspetto che però non ci danneggia molto. Perché? Rifacendo la gara, ha comunque vinto Leclerc. Perfetto. È arrivato comunque Alonso secondo, a riperfetto. Siamo arrivati noi terzi, perfettissimo. Dietro di noi erano arrivati Verstappen, Gasly e Giovinazzi. Invece, purtroppo, lì non ci ho potuto fare niente, ragazzi. Con tutto l'impegno anche, era impossibile. Sono arrivati invece Gasly, Giovinazzi e Verstappen. Questo perché nella gara che abbiamo visto noi, quella del video, sostanzialmente Verstappen aveva fatto un garone, era partito benissimo. Ci eravamo sorpresi anche del fatto che fosse lì davanti e aveva conservato poi la posizione alle nostre spalle. Più naturalmente, invece, più prevedibile, incredibilmente le cose sono andate diversamente, cioè Leclerc e Alonso comunque fuggiti, poi noi, Gasly e Giovinazzi, Verstappen appena dietro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la classifica è un filino diversa da come sarebbe stata, però lasciatemi dire in positivo per lo spettacolo, perché con Verstappen, che vedete è a 72 punti, non può nulla ormai, tra noi e Gasly e Giovinazzi, diciamo che Gasly e Giovinazzi avrebbero perso ancora più punti da noi. Invece con Verstappen che è arrivato dietro a loro due, e loro due sono arrivati esattamente come sarebbero arrivati, come sono arrivati nel video, ma subito dietro di noi, diciamo che Gasly ha perso un paio di punti in meno, 2-3 punti in meno, quindi è un pochettino più vicino. Però non è uno stravolgimento grave, perché comunque con Leclerc e Alonso primo e secondo, loro due perfetto, sono comunque lì così. Non so, forse Carletto sarebbe stato a pari punti o comunque un po' uno da Giovinazzi, non lo so. Però ragazzi, quel che è stato, purtroppo la gara l'ho dovuta recuperare. Ho anche provato un pochettino a mettermi d'impegno per manipolare un po' le cose, ma è difficile, cioè bisognerebbe farlo a difficoltà 20 forse, e nemmeno. Diciamo che alla fine ho fatto la mia gara pulita, arrivando alle spalle di Leclerc e Alonso, perché comunque erano comunque loro i più forti. Dietro Verstappen non ha fatto una grande partenza come nella gara abbiamo fatto noi e di conseguenza siamo arrivati lì con Gasly e Giovinazzi. Ma tutto sommato è stato un recupero abbastanza fedele e buono, cioè non abbiamo stravolto tutto. Quindi è andata e oggi tocca all'Austria. Attenzione ragazzi, non una grandissima qualifica, siamo in sesta posizione, ma con qualcuno penalizzato. Speriamo non sia Carletto, perché noi avevamo fatto addirittura peggio, abbiamo guadagnato una fila grazie a qualcuno, che però non so chi sia, non vedo forse Perez, che è arrivato appena davanti a noi, perché Verstappen quarto o quinto c'è. Questo qui è Lundgaard, che pure è davanti a noi, lì vedo una Mercedes, Gasly c'è, e forse c'è un'altra Mercedes, cazzarola, manca proprio Carletto mi sa ragazzi, da lì davanti, da quello che intravedo. Un vero peccato, perché lui partiva dalla prima fila in una pista dove pensavo di far super bene, perché è una pista molto molto facile, evidentemente è facile anche per loro. Vanno a cannone, hanno girato in 1.01 tutti quelli davanti a noi. E vediamo in gara come andrà ragazzi, ci siamo talmente abituati alle gare sul bagnato, ne abbiamo fatto 2-3 di fila, dove tra l'altro lì pecca un po', e qui invece martellano e attenzione. Potremmo sembrare un po' carichi di carburante, ma in realtà vi dirò che il gioco voleva farci partire con ancora più benzina. Sono stato io a tirarne un po' giù, però d'altronde non gli si può dare torto per una pista dove il gas
e molto spesso full. Attenzione qua, prima curva, siamo stati lontani dai guai, ma non è finita. Ventaglietto qui, niente male. Buon Verstappen esterno, bandiere gialle più indietro, nell'ultima posizione diventa tutto un imbuto. Ma che si lancia verso Alonso e Gasly, che si stanno giocando un po' di podio subito così nelle prime fasi. Non sarebbe male essere lì con loro. Oh cazzarola, brivido. Oddio Verstappen, ma cos'è questa entrata qua? Violentissimo. Ok, siamo usciti pianissimo noi da là sopra per quel rischio pauroso. E poi Verstappen cosa ha fatto? Verde. Ha parcheggiato all'interno. Ma che difesa è? Ragazzi, però così il podio. Oh, attenzione, Sainz nel frattempo ha fatto prendere paura, perché subito mi è venuto in mente la Ferrari. Ma che c'entra? Sainz è in tipo Williams qui adesso. Ha esagerato questa volta Max Verstappen in questo attacco. Ci riproverà qui? Ma che cazzo? Ma allucinante dove passa questo okay, pazzo. Hai perso una posizione, ma restiamo concentrati. Ho detto, ma mi fa paura anche provare a chiudere, cioè questo si butta. Nelle zone di RS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Questo si butta, signori. DRS per Schumacher. Prova a tirare una staccatura profonda, Verstappen è all'esterno. Lo costringe un po' Schumacher, ma senza togliergli lo spazio. E qui il DRS va un po' a nostro favore. E si è buttato Lundgaard su Verstappen col DRS. Sta vincendo Giovinazzi, eh? Quindi occhio al mondiale. E noi purtroppo tra Verstappen e un errorino antipatico al primo giro probabilmente ci troviamo già fuori dalla lotta per il podio. E abbiamo un po' di gente aggressiva. Ah, tanto c'è Leclerc lì dietro, vedete? In coda al nostro gruppetto. Esce bene Schumacher dalla prima curva, se ne va un po' via, almeno al sicuro dal DRS di Lundgaard. Almeno per il momento. Gara austriaca asciutta, pista tutto sommato facile, doveva essere quasi più comoda di quelle che abbiamo vissuto fino ad adesso. Invece un bel dito in culo con una quarta posizione che già ha perso di vista i primi tre per Schumacher, che forse però poteva fare qualcosina di più in qualifica, quello sì. Ma va bene, ormai si è abituato a correre solo col bagnato. Comunque c'è qualcosa, perché vedete che la macchina non, anche se sono delle curve larghe, non le riesce a stringere. Ai 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 ai. C'è qualche cosuccia che ci dà fastidio da quel punto di vista. L'anteriore che giro e continua ad andare dritto. E comunque raga, non ho mica fatto, cioè non ho tolto tutta l'aerodinamica come si fa a Monza, eh? Assolutamente no, perché qua poi nel settore guidato è un rischio assurdo. Ma sembra che comunque l'auto abbiamo si comporti così. Una strategia alternativa a disposizione sul DMF. E man mano che la rossa fa strada diventa quasi peggio. Intanto lì Verstappen e Lundgaard di
nuovo attaccato. Madonna, ma siamo a 7 secondi da Alonso. Il distacco dalla vettura che ti precede è 7,0 secondi. Ma l'abbiamo presi all'inizio o continuiamo a perdere? Ho uno sterzo come se avessi la anteriore rotta. Ho un problema con l'anteriore grave. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. E speriamo che possa andare meglio. Va detto però che siamo veloci in uscita, buona trazione, quindi Lundgaard anche col DRS, vedete che... non tanto ci attacca. Non so se fermarmi in questo giro, ma forse quello dopo. Non ancora questo qua. Guarda, 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 mamma mia, se ne va. Se ne va la macchina, usciamo piano e... provano ad attaccarci qua anche Lundgaard. Gruppetto compatto. Hai con Verstappen, Leclerc e Lundgaard sulla vettura che ti segue. E però la facciamo bene. C'è Verstappen lì su Lundgaard, bravi. Attenzione, gomma rossa in sofferenza. Diventano 8 i secondi di distacco dal podio. Si blocca anche l'anteriore. Forse gomma rossa che davanti soffre. Arrivati a questo punto, è ora di cambiarla e vedere un pochettino se cambia il registro. La vettura davanti è 8,9 secondi. Anche se va detto Gasly e le Mercedes oggi superiori, tutto qua, poi per il resto è una gara normale. Con gli altri. Dentro, dentro, dentro. Ma dai, ci siamo fermati assieme, non ho parole. Fuori, sarai subito in gara all'uscita da Imola. Vai, vai, ha perso la posizione. Tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Mannaggia, gara sfigata ancora una volta per lui. Andiamo per noi invece. Questa media. Se tornerà a dare un po' di sicurezza a Schumacher. Che ha ancora lì Verstappen che lo controlla. Un po' meglio questa gomma nuova. Secondo me allora abbiamo qualche problemino di assetto che ci surriscalda l'anteriore. Dopo un paio di giri e diventa, perché vedete adesso il freddo appena messo va anche molto bene. È tutto traffico per noi, attenzione. Lundgaard sta uscendo lui, vero? Direi di sì. Perde però anche distanza con Verstappen, quindi alla fine abbiamo fatto meglio noi a fermarci a quel giro lì, con l'unico dispiacere che fosse quello contemporaneo di Leclerc ancora una volta. Però Leclerc è comunque dietro Lundgaard, in effetti non ha perso molto, solo un filo di strada. Tra l'altro lui doveva essere in prima fila, hanno montato un pezzo ed è stato penalizzato, quindi... diciamo che la sfiga principale è stata quella per lui. Sembra che vada meglio la macchina con la gomma media, ma Verstappen ne ha comunque un filino in più. E insomma, non è la giornata M4R oggi, dai. Ci può stare però. Ne sono state tante di giornate a M4R. Non è che possiamo sempre dominare, essere i più veloci. Attenzione perché qui Russell ci aiuta a scappare un pochettino.
da Berstacchio. Fornendoci il suo DRS, attenzione, Verstappen non lo riesce a passare subito lì, era un po' più indietro. Lo farà qui, immagino. No, perché Russell... Attenzione. Grazie, George. Gli manderemo un regalo. Pessima la gomma rossa, ragazzi. Con la media riusciamo a curvare meglio. Dato importante questo, eh? Questione da sottoporre al quartier generale. 7,8 secondi. Ecco, abbiamo recuperato anche un mezzo secondino ad Alonso. Però purtroppo nelle fasi iniziali sono andati troppo via. Ah, Gasly secondo, attenzione. E Giovinazzi primo. Mondiale che brulica di situazioni al momento, quindi. Con Schumacher, che oggi perderà qualche punto dopo averne guadagnato in vero 3 gare di fila, direi. Verstappen si fa vedere. Questo giro penso che potrebbe forse allungare un po' di più. Occhio a questi ultimi giri, perché c'è da misurare Verstappen, che nella seconda metà del giro ci guadagna 2-3 decimi. Nella prima metà glieli guadagniamo noi, però. E qua diciamo che se entri nella zona di RS di quello davanti, il duello è assicurato, perché i rettilinei ti risucchiano. Qua noi usciamo forte. Ultimi 3 giri potrebbero essere molto interessanti, perché Schumacher, come da previsioni, quei paio di decimini. È tornato anche Leclerc, li vedete? Si è ricompattato questo quartetto. Con Schumacher bisogna ammetterlo che non ha fatto una gara geniale. Ce lo siamo gustati molto di più sulle passate gare acquatiche. Qua in Austria non è di certo stata la sua. Poteva essere forse quella di Carletto, ma diciamo che la penalizzazione al via, anche lui lo ha messo un po' lì, e poi la vettura in sé evidentemente non è quella da battere qui in Austria. Cosa che ci può stare assolutamente. Attenzione, perché mancano 2 giri, abbiamo un gruppo bello nervoso dietro. E munito di scie e DRS. Quindi qua con una minima distrazione potremo perdere 3-4 posizioni. No, 2-3 posizioni in realtà. Schumacher Senior era stato un grande difensore. Vediamo se ha trasmesso qualcosa al piccolo Junior. Il distacco dalla vettura che ti precede è 9,8 secondi. Ok, quindi abbiamo perso un altro secondo lì, ma va bene, dal momento in cui ci siamo più che altro occupati della situazione alle nostre spalle, capendo che fosse quella che ci riguarda e non davanti, purtroppo. Verstappen con DRS subito. Prova a entrare qua. Abbiamo carburante sul... Ma la stretta non si sta dentro lì. Però ci fa un favore, perché ci tappa un po' anche quelli dietro, rischia di farsi passare. Attenzione qui allora. Dai, Carletto, vieni avanti. Certo che Verstappen è proprio stupido, eh? Poteva aspettare il rettilineo quello lunghissimo dopo.
mi avrebbe passato senza problemi. Invece ha provato un attacco onestamente difficilino, ha preso margine e adesso si fotte. Ma dove vuoi passare? Vince Giovinazzi, attenzione quindi alla classifica del mondiale, che sarà abbastanza golosa a questo punto. Okay, perdiamo dei punti importanti su Giovinazzi e Gasly. Dai Carletto, però potevi passare almeno lui, vince Antonio, siamo contenti, skippiamo presto ragazzi, non si è mai crash di nuovo qui e allora partono veramente i calendari, eh? Abbiamo girato ragazzi a 8 decimi dal giro veloce di Giovinazzi, quindi assolutamente ci siamo meritati niente più che questa quarta posizione. Oggi le Mercedes erano devastanti e c'è sempre sto cazzo di Gasly che va il doppio di Lundgaard. In questa pista noi con Carletto diciamo che abbiamo fatto un po' con una M4R. Alla fine noi siamo arrivati quarti, non male. Settimo Leclerc, che però voglio dire più o meno con lo stesso ritmo. Lui doveva partire davanti, però ha cambiato i pezzi, ce li aveva nuovi, quindi doveva anche andare forte. Però il Madrid non è riuscito a passare Lundgaard, Verstappen eccetera. E questo vuol dire che purtroppo la M4R oggi non era assolutamente imbattibile. Però il mondiale, meno male che è arrivato Giovinazzi primo e non Gasly, perché altrimenti si sarebbe avvicinato di più. Si è avvicinato lo stesso però, e guardate Carletto ragazzi, top 5 subito a caccia di Alonso anche lui. Guardate che è lì, non dico, cioè mancano 7 gare, non è in lotta anche lui per il mondiale, però in 7 gare può arrivare da quinto a terzo probabilmente, ipotizzando che noi o arriviamo primi o secondi, dipende da quello che faranno, perché Giovinazzi, Gasly, Schumacher, una lotta a tre in cui secondo me uno la pagherà carissima, o forse due se continuano a rompersi le palle e noi ci facciamo i fatti nostri. In ogni caso ragazzi sono 24 punti, giusto? Quelli di Gasly da noi, meno di una gara, quindi attenzione agli errori, ai ritiri, ai problemi, perché come Carletto ha sostituito dei componenti oggi potrebbe toccare a noi prossimamente, perché quelli sono e si usurano. Mondiale comunque ancora bello, Schumacher però è da un po' che non vede, non dico il podio, ma la vittoria. Quindi attenzione, abbiamo fatto un boom assurdo e adesso però stanno rosicchiando. Poi no, non è vero, stanno rosicchiando, no? Perché nella scorsa gara, anche se non abbiamo vinto, siamo arrivati davanti proprio a Gasly e a Giovinazzi. Però attenzione, ragazzi, si stanno un pochettino rifacendo sotto a livello di prestazioni. La Mercedes è fortissima e si capisce. Gasly è forte lui, perché Lundgaard, come vedete, cioè è peggio di Verstappen. Per dire, no? Che Verstappen ha una Red Bull che, come stanno le cose oggi, come oggi qui nel nostro campionato, non è fortissimo. Certo, anche lui c'ha un po' il genio, come Gasly d'altronde. Bello ragazzi, 7 gare, potremmo dover accelerare il ritmo perché al 1 luglio ci sarà il F1 2022, tra l'altro vi anticipo già, vi faccio uno spoilerino, a giorni riproveremo la versione completa, quindi con tutto, e per la vostra gioia potrebbero arrivare le prossime settimane con 2 gare a settimana per vedere un po' dove va a finire questo mondiale, altrimenti non ci stiamo coi tempi. Ciao ragazzi, io nel mentre vi saluto, vi mando un grandissimo abbraccio, ci vediamo nel prossimo video. Attenzione, oggi guardate le storie su Instagram, oggi alle 18 sarò in live su un canale YouTube con altri ospiti per un evento straordinario. Più info ovviamente le trovate nelle storie. Ciao.